che io ho i miei nipoti che hanno 20 anni e che non hanno prospettive di nessun tipo. Cioè quella generazione non ha nessun tipo di futuro immaginabile in Italia. Se ti viene data la possibilità, scommetti, ti rimetti in gioco, di mettere a disposizione la tua esperienza. L'incontro il sindaco e la polizia, si è scendendo con la macchina, c'era la voce, tremava. Quando andranno a pagare, come hanno già pagato purtroppo l'IMU, invece di destinarla alle proprie famiglie, ai propri figli, quando pagano la tassa sui rifiuti, quando vanno a pagare le tasse dell'IRPEF, l'IRAP introdotta dalla sinistra, di ricordarsi che noi siamo un altro popolo, il popolo della libertà, che vuole un'Italia diversa e che non vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma piuttosto alleggerirle. L'astensione che è in crescita ed è la risposta e la protesta nei confronti della rappresentanza dei partiti tradizionali. La seconda è certamente la forza delle liste populiste o più genericamente antisistema e anti-europeiste. Forza Italia sempre. Cioè non ho fiducia più di nessuno, onestamente, dico proprio la verità, perché io vivo con una versibilità di 500 euro al mese. È duro affrontare questi problemi quotidianamente, chi ha famiglia e tutto, ci speriamo in una ripresa. C'è gente nella storia che si è uccisa e ha combattuto per il voto, quindi importantissimo il voto innanzitutto.